Non è stata una bella Roma, questo va detto. È anche vero che l'Ajax, specialmente nel primo tempo, ha dominato nel fraseggio, possesso palla tanto, però poi onestamente occasioni non è che ce ne sono state. A me il primo tempo della Roma, se la voleva fare così, non è dispiaciuto. L'unica cosa che in alcuni casi non ho condiviso è stata intanto sta forzatura, questa iniziazione per forza da dietro. L'unico pericolo che ha corso la Roma è quando Paolo Lopez ha sbagliato su quel giropalla, quel disimpegno. E quindi a volte, secondo me, non è lesa maestà se ogni tanto si va a giocare anche una palla lunga. Va benissimo partire da dietro, ma non è detto che devi fare sempre quello, perché io credo che l'avversario vada anche un attimino studiato. No, che la Roma sembra aver bisogno, no, di dover prendere lo schiaffone prima di reagire. Può capitare che tu magari sei lì, sei un po' attendista, studi la partita, poi prendi gol e allora cominci a capire che forse l'atteggiamento che avevi adottato o la strategia che stai adottando non è quella più giusta e magari devi tornare a fare la partita. Ma la Roma oggi questo però non è che l'ha fatto, perché la Roma comunque l'atteggiamento è stato un po' sempre lo stesso stasera, no? Sono stati un po' bassi, hanno aspettato, perché parliamoci chiaro, anche il gol che è stato fatto è stata l'iniziativa di Calafiori, che ha fatto una bella giocata, si è inserito, perché comunque l'Ajax era alto e c'erano spazi per poterlo fare, ha fatto Certo, questa cosa. mister, che ci sono stati momenti per cuori forti, no? Perché io personalmente mi sono sentito proprio morire sul 2-0, poi giustamente annullato, però mi è sembrata quella una situazione dove la Roma avrebbe fatto proprio fatica a rimettere mentalmente se stessa dentro la partita. Probabilmente sì, se, per fortuna che l'arbitro che ha fatto una cavolata grossissima era lì a due passi, come fai a non vedere che c'è fallo? Ma per fortuna che l'è andata a rivedere, altrimenti si rischiava pure che, non so se in quel momento lì l'Ajax ti fa il 2-0 e loro sono dentro e tu sei fuori, non so se poi hai la forza di andare a fare qualcosa, perché a livello psicologico è una bella mazzata. Per fortuna è andata così. Io credo che proprio da quel gol annullato poi la Roma abbia ritirato un pochino fuori la testa e ha capito che forse se stai troppo lì poi alla fine rischi di andare fuori. C'è stata sta giocata. Oddio, è una cosa estemporanea perché poi non è che ne abbiamo viste altre. Però un po' l'Ajax è calato. La Roma, insomma, ha preso un po' più di coraggio e alla fine siamo riusciti a portare a casa sta Sì, partita. ma E poi c'è. Eh se sì, mo. vediamo, diciamo, le statistiche avanzate, gli Sì. expected goals sono bassi per tutte e due le squadre, insomma, Io non non è mi che. ricordo azioni dell'Ajax, mi ricordo quella che ha concesso Paolo Lopez e il gol annullato, ma se il gol era annullato, c'è da dire che ce n'era stata pure una della Roma annullata per fuorigioco molto molto bella nel primo tempo, era stata una bellissima giocata per mezzo metro, ma era fuorigioco, quindi l'altra è stata annullata per fallo, quella, ripeto, quella dell'Ajax, poi altre occasioni? Oh, io non mi ricordo, Francesco no. Repice, bentornato su Preroma. Ciao Francesco. Buonasera, mister. Ciao Ciao mister. Francesco. Tutto bene, sto verticale però io ve lo dico, io ho preso un Ah, portellino. Però vi dico che io non ce la faccio più. Io sinceramente a 58 anni pure cioè, queste cose qua sono Francesco, troppo. intanto dici una cosa, quanto hai strillato al gol di Dzeko? Che tanto Ma dopo me lo vado a voi dovete capire, ma risentire. tanto Marco Matteo quanto ho strillato quando quello non ha dato la norma del vantaggio con Petro davanti alla Mamma porta. mia, quella è clamorosa. Mamma mia, sono delle cose che L'arbitro onestamente, poca impazzisco. roba l'arbitro. Ma veramente una roba brutta. Ammonizio, cartellini gialli per un pestone, una cosa così uno dietro l'altro. Vabbè, ma comunque è andata, ragazzi. Voi Io non sono cambiamo. umanista, quindi a me se la Roma vince sono sempre contento. Appunto. Su questo ormai non ci sono più segreti, siamo felicissimi. Un abbraccio grande, bocca al lupo Grazie, per tutto. mister. Ci Buon lavoro, un saluto a tutti, vediamo. un abbraccio.